Stiamo qui. Presidente, l'allenatore rimane tutto e che tipo di squadra avete intenzione di costruire? Ecco, io ho appunto detto che proprio ieri abbiamo chiuso il contratto con il nuovo direttore sportivo e tecnico della società. Quindi io mi occupo di altro, senz'altro seguirò da vicino le vicende anche tecniche, più di quanto non abbia fatto in passato forse, ma sarà una responsabilità della direzione tecnica decidere chi porterà avanti la nostra squadra nel futuro campionato. D'accordo? Sì, si può. Intanto benvenuto al dottor. Grazie. Grazie. Io la conosco da sempre, perché io ho allenato in passato dei giocatori di Brindisi, Cordella e Soffrizzi, e limitatamente alla nazionale militare anche Fischetti. Quindi conosco bene questo ambiente, soprattutto perché ero molto amico di Elio. Ci vengo qui dal 1956, faccia conto che ho giocato in un campo all'aperto che era dentro una specie di edificio, non so come si chiamava. Una palestra 8 da ieri. Sì, e poi ci sono venuto spesso anche come allenatore, perché ci sono venuto con la Stamura d'Ancona, col Briccagliari, con la Mensana Siena, con il Forlì, quindi... E poi mia moglie di Brindisi, per cui non è una novità, per me Brindisi non è una novità, la società di basket non è una novità, il fatto che ho sempre pensato che Roberto Cordella mi è testimone che in questa città dove c'è passione sportiva, cultura di questo sport, contenitore di spettacolo, mancava soltanto che si costituisse una società degna di questo nome per poter avere un buon progetto, perché la differenza fra l'attuale società e quelle che l'hanno preceduta, fatta eccezione ai tempi di Mario Scotto De Marco che arrivò addirittura in A1, erano sempre stati dei progetti, cioè traduciamo, pezza a colore, faccio una squadra, non c'ho un progetto. Ecco, questo è il punto. Adesso il progetto è possibile. Per cui l'impressione è molto buona, per concludere. Prego. Sì, i termini del contratto con possono avere male. Non ne abbiamo parlato, ci siamo fidanzati. Ci siamo fidanzati. Andiamo avanti. Non dite che non avete da fare domande perché non ci credo. La domanda. Beh, in un certo senso è che Brindisi quest'anno ha trovato una fortissima delusione. Mettere da parte questa delusione sarà veramente difficile. In che modo pensi di cominciare il tuo lavoro a Brindisi? Ovviamente insieme ai dirigenti della società costruirai una squadra, come ci ha detto il Presidente, ugualmente ambiziosa, forte e completa. Ma il tuo primo pensiero sarà l'allenatore con cui poi tu dovrai fare la squadra? Il mio primo pensiero sarà cercare di capire che cosa è successo. Perché se non capisco quello che è successo, non so dove mettere le mani, lo devo capire. Sono convinto che non ci sia una sola causa, ma una somma di concause. Vediamo che quadro ne viene fuori. È chiaro che la prima persona con cui parlerò saranno, le prime persone saranno il presidente, il proprietario, il dottor Corso,
Petrullo, perché le risposte bisogna che me le diano un po' tutti, ma soprattutto che me le dia il tecnico. Poi voglio parlare col preparatore atletico, perché c'entra anche quello nel discorso. Non parlerò con i giocatori, perché secondo me i giocatori sono la componente fondamentale di questo gioco, perché vanno in campo a loro, però bisogna metterli in condizioni di andare in campo al massimo della condizione fisico-atletica e psicologica. Evidentemente c'è stata qualche cosa che non ha funzionato, altrimenti. Il fatto che tu voglia parlare con tutte queste professionalità significa che queste professionalità poi rimarranno oppure potranno anche essere rimosse? Ma dipende anche dall'impressione che avrò. Celeste, studio Celeste. Buongiorno, buongiorno, grazie. Questa è la novità. Si è fatto riferimento al confermo che il direttore generale sia qui, altrettanto dicasi per il presidente, non significa che le altre figure dirigenziali, parlo delle figure dirigenziali, societarie non tecniche, rimangano al loro posto. Avete deciso voi? Posso rispondere? Ma penso deve rispondere lei, perché lei è il padrone di casa. Io vorrei poter conservare, anche se in ruoli diversi, tutti coloro i quali mi hanno dato l'apporto, un grande apporto, per far sì che oggi Brindisi diventasse come è diventata una grande squadra di calcio. Possono cambiare i ruoli, ma le persone, gli uomini che mi hanno accompagnato, vorrei tenerli. Vorrei poter dire. Settore giovanile? Com'è? Settore giovanile di Vaglio? Il settore giovanile diventa fondamentale più della prima squadra, perché vorremmo in futuro avere chiaramente gente che viene da fuori, anche dall'America, ma vorremmo avere gente brindisina che possa portare insieme a noi avanti il nostro progetto. Stiamo parlando del futuro, quindi l'America è grande. Dottore Gatti, supervisore anche del settore giovanile? Certo. Io ho l'idea che se una società vuole costruirsi un futuro lo deve fare dalle fondamenta. Perché fare una squadra lo si può fare sempre. Avere un progetto di costruzione che vale per oggi, per domani, per dopodomani, per tanti anni ancora, è diverso. Certo, però ci saranno persone che seguiranno direttamente le cose. Io mi limiterò a dare un'impostazione generale e a vedere di aiutarli per il reclutamento di quelle tipologie fisiche che qui non si trovano, cioè i giganti fisiologici che ci vogliono, perché oggi il basket rispetto al passato è cambiato soltanto in poche cose, la fisicità. E questo è cambiato in modo massimale proprio. Verri ha vinto il campionato perché aveva quattro lunghi, parliamoci chiaro. Quindi non avevamo una fisicità precaria, no, e voi non avevate quattro lunghi di quella fisicità lì. Questa è la verità. E questo ha consentito, la sicurezza nei rimbalzi ha consentito agli esterni di Verri di tirare con una spensieratezza assoluta. Perché? Perché sapevano che o facevano canestro oppure c'era la possibilità di prendere rimbalzo d'attacco. Questo specialmente nella prima partita è stato determinante. Ed è la prima partita che ha cambiato l'inerzia di quella serie, ovviamente. Prego.